Cari amiche e cari amici, continuiamo con i nostri incontri che riguardano il commento alla Pascendi Dominici Gregis di Pio X. Non mi devo sbagliare, sono partito malissimo con Pio XII. Poi, rivedendo il video, ho perfino corretto il professor Lamendola che aveva fatto il mio stesso errore, però lui era stato caritatevole nei miei confronti e anche Don Curzio non mi avevano corretto. Io invece ho detto professor Lamendola, Pio X voleva dire. E va bene, sono cose che capitano. Poi mi dovete perdonare, ma io sono un vero disastro con i nomi. Ho sempre raccontato di questo mio difetto. E, ecco, prima di cominciare, volevo dirvi che questi incontri sono raccolti in ordine progressivo nella playlist Symposium che trovate appunto sul il decimo d'oro interviste. Dunque, ecco, perché questi video non sono pubblicati con una continuità quotidiana, cioè giorno per giorno. Sono pubblicati grosso modo una volta a settimana. Allora potreste confondervi, potreste imbattervi, ecco, in un video come questo, come primo video. Sappiate che dovete andare alla playlist Symposium e troverete tutto in ordine lì, in progressione, a partire dall'introduzione di Don Curzio Nitolia. Buongiorno, Don Curzio. Buongiorno a tutti. E buongiorno, professor Lamendola. Buongiorno. Allora cominciamo, entriamo subito nel vivo. Ora, se con uno sguardo d'insieme abbracciamo l'intero sistema dei modernisti, nessuno si stupirà se lo definiamo la sintesi di tutte le eresie, al punto che se qualcuno riunisse tutti gli errori asseriti dai modernisti riguardo la fede, non avrebbe potuto fare di meglio per distruggere non solo il cattolicesimo, ma anche le altre religioni. Per questo i modernisti e i razionalisti si rallegrano gli uni dell'altri. Prego, Don Curzio. Eh sì, giustamente San Pio X ha messo bene in luce come l'intero sistema, tutto il modernismo. Lui poi entra nei dettagli, studia il filosofo modernista, il teologo modernista, l'esegeta modernista, lo storico modernista, ma se si vede il modernismo in quanto tale, lo si può definire giustamente il colletaneum, il collettore, la riunione, la sintesi di tutte le eresie. Nel modernismo ci sono dalla prima all'ultima eresia, dal primo all'ultimo errore. Perché? Perché se io sposo la religione, qualsiasi religione, col soggettivismo, col relativismo, con l'agnosticismo, ecco che la svuoto dal di dentro. E in effetti San Pio X dice che il modernismo è la distruzione totale del cattolicesimo, soprattutto del cattolicesimo che è la vera religione, ma anche delle altre religioni. Perché se io prendo l'Islam e immetto il modernismo nell'Islam, lo svuoto dal di dentro, lo stesso per il giudaismo, per il protestantesimo, per l'ortodossia. Quindi il risultato di questo tarlo, che è il soggettivismo filosofico introdotto nel cattolicesimo, soprattutto perché il modernismo nasce proprio per rovinare la Chiesa cattolica e il cattolicesimo come Gesù l'ha voluto e l'ha fondato, ma in tutte le altre religioni le distruggo dal di dentro, in quanto il modernismo è razionalismo, è ateismo, agnosticismo, incapacità dell'intelletto di conoscere la realtà. Per cui io non solo non posso dire nulla su Dio, Dio non esiste, ma neanche posso dire Dio non esiste. L'ateismo come certezza, come religione, contro religione, è inconcepibile per il modernista, per il kantiano. Dio, ma chissà, potrebbe esistere, potrebbe non esistere, non possiamo dire nulla. Il modernista è kantiano, quindi è un agnostico. Non ci sono certezze della ragion pura. La ragion pura, teoretica, non può cogliere la sostanza delle cose. Ci dobbiamo fermare ai semplici fenomeni che non li conosciamo come sono, ma come appaiono a noi. Perché noi applichiamo le nostre categorie soggettive a priori,
a questi fenomeni che si parano davanti a noi. E quindi ecco che la conclusione è proprio questa qui, la distruzione di tutte le eresie. Poi, molto importante, un'altra definizione capitale che dà San Pio X nel 1910, nella Lamentabili, definisce il modernismo fedus clandestinum, e pochissimi la riportano, anzi saltano questa frase, è una setta segreta, un fedo, una setta clandestina, nascosta, segreta. Quindi il carattere massonico, segreto, occulto, esoterico della massoneria, che vuole nascondersi, infiltrarsi nella Chiesa e anche nelle altre religioni per eroderle dal di dentro, è quello che San Pio X ha messo bene in luce. Quando si parla dell'anticristo, si nota come l'anticristo perseguiterà soprattutto il cristianesimo e contro Gesù, ma anche tutte le altre religioni. Per esempio gli ebrei si convertiranno perché loro accoglieranno all'inizio l'anticristo come il vero messia che ancora aspettano. Poi l'anticristo naturalmente perseguiterà anche l'ebraismo, perché ha questa venatura, l'io assoluto, l'io che si fa Dio, il culto dell'uomo, quindi il soggettivismo, l'idealismo, l'immanentismo, che svuota ogni religione, quindi anche il giudaismo. Allora comincerà a perseguitare anche coloro che vorrebbero rimanere fedeli a quello che è rimasto del loro giudaismo. E quindi quando capiranno che costui non è il vero Messia, allora torneranno a colui che hanno trafitto, dicendo: il vero Messia è quello che noi abbiamo messo in croce, e ci sarà, come dice San Paolo ai Romani, la conversione di Israele a Gesù Cristo. Ho finito. Ho capito. Allora, io vado avanti perché questa seconda sintesi è strettamente legata alla prima, quindi il professor Lamendola facilmente si ricollegherà a quanto appena detto Don Curzio. I modernisti sostengono che Dio è un simbolo e affermano la sua immanenza. In questo modo asseriscono che ogni fenomeno della coscienza nasca dall'uomo in quanto uomo. Di conseguenza, Dio e l'uomo sono la stessa cosa. Arrivano alla stessa conseguenza quando affermano la loro distinzione tra scienza e fede. L'oggetto della scienza lo pongono nella realtà conoscibile, quello della fede nella realtà dell'inconoscibile, che resterà sempre inconoscibile sia per il credente che per il filosofo. Questi ragionamenti conducono all'ateismo e alla distruzione di ogni religione. A lei, professor Lamendola. Sì, dal punto di vista filosofico, questa è un'eredità del kantismo in particolare. Non si può dire nulla della cosa in sé, ma soltanto della cosa come appare. Quindi, riallacciandosi al dualismo cartesiano, prima ancora di Kant, quindi netta separazione tra la sfera del visibile, del materiale, e la sfera dell'invisibile, della quale appunto non si può a rigore, non si può dire, non si può sapere nulla. Sono tutte conseguenze logiche, no? È stato detto giustamente che alla base di ogni errore teologico c'è un errore filosofico. Quindi i due grandi errori, il dualismo, il soggettivismo cartesiano prima, poi la rinuncia alla metafisica e la esclusiva attenzione rivolta alla cosa come appare nel criticismo kantiano, portano necessariamente a queste conseguenze. Vorrei, ricollegandomi un po' anche a prima, no? Aggiungere due concetti. Il primo è che la modernità, tanto inseguita dai modernisti, che appunto dà in qualche modo il nome al loro, chiamiamolo, movimento, alla loro tendenza ereticale, alla loro vera e propria nuova religione. La modernità non è per definizione, non è un fatto storico che ha avuto un inizio e una fine. La modernità è programmaticamente, ideologicamente illimitata. Non c'è un limite alla modernità, come non c'è un limite all'idea di progresso. Quindi la modernità corre sempre avanti, è costretta in qualche modo, per non essere scavalcata a sinistra. Quindi chi vuole in qualche modo mettersi al passo con la modernità, ricordiamo la famosa frase del cardinale Carlo Maria Martini, la Chiesa è in ritardo di 2 secoli, diceva lui,
chi vuole mettersi al passo con la modernità sarà sempre indietro, perché la modernità sarà sempre un passo avanti. Quindi qualsiasi tentativo di aggiornare una fede religiosa alla luce dei progressi della cultura moderna, del pensiero moderno, delle conquiste tecnologiche moderne, sarà per forza di cose patetico e fallimentare. Patetico perché è sempre un passo indietro, fallimentare perché necessariamente è destinato a risolversi in un fallimento. La modernità, per definizione, è un qualche cosa in divenire, mentre il dogma religioso, qualunque religione si basa su dei dogmi, altrimenti non c'è religione. Il dogma religioso è una verità definitiva, assoluta, immodificabile, iota unum, nemmeno uno iota, nemmeno la lettera più piccola dell'alfabeto greco potrà essere cambiata, sostituita, aggiornata, e quindi è una contraddizione in termini. La seconda riflessione collegata a questa è che le altre religioni, dice San Pio X, che il modernismo è fatale a tutte le fedi religiose, ed è vero, ma le altre religioni hanno visto il pericolo e si sono guardate bene dal aprire spazi a un aggiornamento in senso modernista. Provate appunto ad andare da un imam islamico e proporgli di modernizzare l'Islam. Provate ad andare da un rabbino e proporgli di modernizzare il giudaismo. Dirò di più, perfino il protestantesimo, che per molti aspetti effettivamente è il punto critico sul quale la modernità ha fatto presa sul cristianesimo e ha aperto la prima breccia. Nel senso che Lutero è il primo assertore del pensiero moderno proprio per la sua idea della libera interpretazione delle scritture e quindi dell'autodeterminazione dell'uomo in qualche modo. Ebbene, qualcuno resterà stupito venendo a sapere che quando Giovanni Paolo II, sulla scia di Paolo VI che aveva istituito la giornata di preghiera mondiale per la pace, volle nel 68, volle nel 1986, nel 32esimo anniversario, dare vita all'incontro interreligioso di Assisi, dove si videro gli esponenti delle varie religioni pregare tutti insieme, non si è capito mai bene quale Dio, evidentemente ciascuno è il proprio Dio. C'è un piccolo dettaglio che dal punto di vista cattolico gli altri dei sono non solo falsi dei, ma sono demoni, perché questo ha sempre insegnato il vero magistero. Dietro le false religioni si cela il demonio. A volte direttamente, ci sono delle religioni antiche basate sui sacrifici umani che sono chiaramente ispirate direttamente dal demonio, a volte indirettamente. Ebbene, stavo dicendo, per concludere il discorso, a quell'incontro di preghiera di Assisi, 1986, che altro piccolo inserto, ha segnato l'inizio della inserzione nel Magistero della Chiesa, inserzione surrettizia del principio assolutizzato dei diritti umani, che infatti tre anni dopo, nella giornata di preghiera del 1 gennaio 1999, Giovanni Paolo II ha messo nero su bianco, dicendo che l'unico modo di realizzare la pace è rispettare i diritti umani. Questa è una enormità teologica che oso affermare che nessun padre della Chiesa, nessun santo, nessun pontefice, nessun concilio prima dello sciagurato Vaticano II avrebbe mai sottoscritto una simile affermazione. Diritti umani, in qualche modo, ecco la furbizia, no? Legare il discorso della pace al discorso, legare i diritti umani al discorso della pace. Chi non desidera la pace? Ecco il ricatto anche, no? Morale, psicologico. Ma se tu non preghi insieme a quelli delle altre religioni per la pace, vuol dire che tu non ami la pace. Dove ci sono due grosse menzogne in questo assunto. Primo, che la pace di Cristo non è la pace come la intende l'ONU, come la intende il 1789, come la intendono gli assertori dei diritti umani. Più chiaro di così, Gesù ha detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, ve la do non come la dà il mondo. Più chiaro di così. Quindi la pace di Cristo non ha nulla a che fare con la pace intesa in senso politico, in senso materiale, come assenza di guerra, perché la guerra contro la pace più importante di tutte è quella che si combatte
in interiore homine, dentro di noi. C'è una battaglia, una guerra tra il bene e il male che ha proposto il nostro destino eterno e che non ha nulla a che fare o poco a che fare con la pace come la intendono i massoni, e cioè come un accordo internazionale tra gli stati, tra i governi. Questa è la prima osservazione. E la seconda osservazione è che legare l'idea della pace all'idea dei diritti umani significa stabilire la priorità dei diritti umani rispetto ai diritti di Dio. Ma quando mai per il cristiano? Per il cristiano tutto viene da Dio. La fonte di ogni autorità, la fonte di ogni bene e il destino al quale l'uomo deve rivolgersi è Dio. I diritti umani, in quanto espressione di una volontà umana staccata dalla volontà divina, infatti i diritti umani sono stati formalizzati nelle varie sedi internazionali dell'ONU, prescindendo dall'appartenenza filosofica, religiosa, e nella loro prospettiva è anche giusto che sia così, ma per un cattolico assolutamente no. Per esempio, se i diritti umani prevedono il diritto all'aborto volontario, è evidente che qui c'è qualcosa che fa a pugni con la coscienza del cristiano, ma l'errore è in radice, e cioè affermare che i diritti umani sono dei valori assoluti, compresa la pace. No, la pace non è un valore assoluto, la pace è anche intesa in senso politico. Ricordiamo le crociate, tanto vituperate dagli storici moderni. Ricordiamo che furono sostanzialmente quasi tutte delle guerre difensive o delle guerre per recuperare ciò che l'islamismo aveva sottratto, a cominciare dalla Terra Santa, aveva sottratto. Erano paesi cristianizzati da secoli che furono conquistati e islamizzati manu militari. Ebbene, il principio della guerra giusta ammesso anche da Tommaso d'Aquino, quindi così come non è vero che la vita è un valore assoluto, e quindi è falso ciò che dice Bergoglio, che ha fatto modificare un apposito articolo del Catechismo dicendo che la pena di morte è illegittima in tutti i casi, è falso, perché ci sono dei casi, rari, ma ci sono, estremi, nei quali la vera dottrina cattolica insegna che la pena di morte può essere giustificata. Così è falso affermare che tutte le guerre sono illegittime, che c'è la guerra giusta, la guerra di difesa, che è giusta, come è giusta la legittima difesa del singolo individuo. Se uno cerca di aggredirmi, di farmi del male o alla mia famiglia, certo che ho il diritto di difendermi, anche con nella forma più possibilmente proporzionata, però anche nella forma estrema del uccidere chi voleva uccidere me o fare gravemente del male a me o ai miei cari. Allora, tornando al discorso di prima, e concludo, sapete chi si rifiutò di partecipare all'incontro di cosiddetto incontro di preghiera interreligioso di Assisi del 27 ottobre 1986, fortemente voluto da Giovanni Paolo II, fortemente voluto al punto da affermare che era stata proprio una sua iniziativa personale? Furono i protestanti, i quali dissero: ma come possiamo partecipare a un incontro di preghiera nel quale si negano le basi stesse del cristianesimo, e cioè che Dio, il Dio dei cristiani, il Dio annunciato da Gesù Cristo e che è Gesù Cristo, è la sola via verso la salvezza. Io sono via, verità e vita. Quindi come possiamo unire la nostra preghiera a chi prega altri dei, no? Altre divinità, a chi ha una concezione completamente diversa di Dio? E tanto varrebbe buttare nel cestino tutto il cristianesimo e soprattutto l'insegnamento di Gesù: andate a predicare, annunciate il Vangelo, battezzate, annunciate il Vangelo a tutte le genti. Non ha detto sì a quelli che vi accoglieranno, a quelli che dialogheranno con voi, a tutte le genti. E ha detto ancora Gesù, e concludo, chi entra dalla porta dell'ovile è il pastore, chi entra da altre porte è un ladro da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Intendendo con ciò che le altre religioni sono quelle predicate da ladri e briganti. Più chiaro di così. Poi non è un caso che, voglio dire, l'esaltazione di i cosiddetti diritti umani sia cominciata poi dalla Rivoluzione Francese. E non è un caso neanche che i 10 comandamenti, poi mi correggerete se dico qualcosa di errato, parlino di doveri e non di diritti, perché purtroppo questa esaltazione dei diritti ha totalmente nullificato il discorso dei doveri. Volevo però, siccome lei, professor Lamendola, ha dato molti stimoli, no?
quando lei ha parlato dell'Islam che non si fa corrompere, però mi sono venuti alla mente alcuni episodi. Il primo è un racconto che fece in conferenza, quando ancora si potevano fare le conferenze, Massimo Fini, e disse che era andato a trovare un suo amico missionario in un villaggio sperduto dell'Africa e portò una mieti trebbiatrice e gli fece vedere che il lavoro che faceva 10 uomini in un pomeriggio, quello lo faceva in pochissimo tempo. E portarono dal re di questo villaggio questo mieti trebbiatrice e lui disse: no, non dobbiamo utilizzarla e non dobbiamo introdurla nella nostra vita perché questa potrebbe cambiare tutte le nostre usanze. E credo che espresse qualcosa di molto saggio questo re. E adesso mi spiego con altri due più piccoli esempi, più brevi. Uno, i talebani, che rifiutarono la televisione e quindi immediatamente dissero no alla televisione. Poi lì, vabbè, c'è pure il fatto che l'energia elettrica era in pochissimi posti, però un no deciso alla televisione. Un altro episodio che mi è venuto in mente è un finanziamento che fece il congresso degli americani parecchi anni fa, penso una ventina di anni fa, per portare la rivista Rolling Stones nei paesi islamici e quindi con una traduzione nelle varie lingue. Investirono parecchi soldi. Allora, che voglio dire? Che lì si parlava, era uscito un libro, mi ricordo, Soft Power si chiamava, no? Che ebbe molta eco, per cui si parlava dell'hard power, che sono i bombardamenti americani che impongono la democrazia con la forza. Il soft power invece era la traduzione della rivista Rolling Stones, che era evidentemente un cavallo di Troia, una sorta di corruzione dei giovani, a quello miravano gli americani, cioè perché se i ragazzi leggono e si introducono i valori del rock, si destrutturano i giovani rispetto alla cultura dell'Islam. Quindi ecco perché mi sono venuti in mente questi episodi, perché è vero quello che lei dice, perfino per alcune parole che ritennero errate nella tradizione islamica, alcune parole di Benedetto XVI, ci furono perfino dei morti nell'ambito delle proteste. Però è pur vero che internet ormai lo utilizzano tutti. E nei fatti, dove entra internet, si destrutturano i popoli. Quindi è vero quello che dice lei, perché ancora adesso guai a chi tocca Mohammed nei paesi islamici. Bisogna vedere se questi reggeranno alla prova di internet e a tutta l'immondizia poi di internet, che realmente è distrutturante. Guardate che da noi ci ha distrutturato in pochi anni quelli che erano dei valori anche rispetto alla sessualità, ha distrutto, devastato tutto nel giro di pochissimo tempo. Ecco, prima di riprendere con la Pascendi, Don Curzio, che ne pensa di queste riflessioni che ho fatto? Scusi, deve riaprire perché l'hanno chiuso dalla regia il microfono perché si sentivano degli echi. Deve riaprire il microfono, che dalla regia non possono farlo. Niente? Allora, se no provi a riuscire a rientrare. Intanto. Ecco, adesso va. Allora, quello che dice è giusto. C'è questo tentativo di penetrare dell'immanentismo in tutte le religioni. C'è maggior resistenza, purtroppo, nelle altre, anche nelle false religioni. Certamente con l'internet oramai entrano dappertutto nelle masse, però
i capi, i pastori, i maestri delle altre religioni hanno resistito di più dei nostri, che col Concilio Vaticano II si sono adeguati totalmente già nel 62-65 alla modernità, anzi l'hanno fatto proprio per omologare l'ambiente ecclesiale al pensiero moderno, filosofico. Però non pensa che questo è accaduto proprio perché la modernità è nata in Occidente. Allora, l'Occidente e l'Europa non è Occidente, l'Occidente è l'America, è l'Atlantico, noi siamo Europa. Noi siamo gli eredi del mondo greco, romano e scolastico, medievale. E l'Occidente nel 43-45 ha voluto distruggere le ultime vestigia dell'Europa. Hanno iniziato 14-18 con la Prima Guerra Mondiale, che non è terminata nel 18, a Versailles hanno posto tutte le condizioni per farla riprendere. Quello è stato il primo atto della Grande Guerra Mondiale. Secondo atto, 38-39, attirano una parte dell'Europa che volevano distruggere nel secondo atto della guerra mondiale, che termina nel 45 con un'Europa in macerie, e adesso sta per iniziare il terzo atto. Quello che succede adesso, Turchia, Grecia, Russia, sembrerebbe davvero il terzo atto di una guerra in cui soprattutto l'Europa ne riuscirebbe massacrata. Perché abbiamo dei colossi tipo Russia, America, che si fronteggiano e noi siamo un vaso di coccio in mezzo a due vasi di ferro. Quindi sembrerebbe davvero qualche cosa che ha come oggetto l'Europa romana, greca e cristiana. Per quanto riguarda il soggettivismo, l'immanentismo, è impressionante l'enciclica, la prima enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptor Omnes. C'è una frase in cui dice: Dio è immanente al mondo e lo vivifica dal di dentro. Quindi vedete come questo immanentismo, che è figlio della filosofia moderna del Vaticano II, è stato poi fatto proprio, ripresentato durante il post-concilio. Non è un'invenzione di Bergoglio. Noi lo troviamo già nel Concilio Vaticano II, lo troviamo in Giovanni Paolo II. E per quanto riguarda poi questa campagna, soprattutto l'immoralità che deve distruggere i popoli, Giulietto Chiesa, che non era un cattolico osservante, non era certamente un moralista, e lui aveva notato benissimo come in Palestina, quando ci fu la repressione dell'intifada del 2000, lo Tsahal, l'esercito israeliano, occupò subito la televisione palestinese e mandava in onda continuamente programmi pornografici. Se qualcuno usciva di casa, c'erano i cecchini appostati e gli sparavano. Quindi dovevi scegliere tra la schioppettata e la porcata. E l'ha detto Giulietto Chiesa e sapeva quello che diceva. Quindi purtroppo è un insieme di cose che fa impressione, che va in quella direzione. C'è quest'ondata del soggettivismo, dell'immanentismo che vorrebbe erodere tutte le religioni. Purtroppo il cattolicesimo, la religione vera, nei suoi capi che hanno tradito come Giuda, già ha accettato in pieno la modernità nel 62-65. Qualche piccola resistenza nel campo dei fedeli, di qualche sacerdote, qualche vescovo, e nelle altre religioni invece c'è una buona resistenza nelle sfere sia dei pastori religiosi che dei politici. Le masse anche sono più galvanizzate, i musulmani ci credono e sono fortemente ideologizzati. Poi qualche cosa si è introdotta, ci sono anche degli imam progressisti, c'è qualche rabbino progressista, modernista, ma sono le eccezioni. Come da noi ai tempi di San Pio X c'era qualche modernista, ma veniva condannato. Quindi mi sembra che la differenza sia quella lì, il modernismo sta un po' dappertutto, però mentre i nostri pastori l'hanno fatto proprio, l'hanno voluto, son diventati, loro stessi sono modernisti e gli altri lo respingono. E è quello che poi attira le bombe su certi popoli che vengono martoriati perché hanno cercato di rifiutare questa corruzione intellettuale e morale, che l'Occidente atlantico, angloamericano, ha cercato di portare da loro, come ha fatto con noi nel 40, 39 e 45.
Con noi ha avuto terreno più facile proprio per un percorso storico precedente. Comunque, andiamo avanti con la Pascendi. E qui è interessante perché ci parla delle elite nei fatti, Pio X. Ascoltate. Ricordiamo Papa Gregorio XVI, il quale giustamente scriveva, aperte le virgolette, c'è da piangere nel vedere fin dove può arrivare il delirio della ragione umana quando corre dietro alle novità, in opposizione all'insegnamento degli apostoli, quando pensa di dover cercare la verità fuori dalla Chiesa cattolica, chiuse le virgolette, e continua Pio X. I modernisti sono trascinati nell'errore a causa della loro superbia, pensano di essere i soli a possedere la conoscenza, e si pensano, noi non siamo come il rimanente degli uomini. Quindi abbracciano e sognano ogni sorta di novità tra le più assurde. Per questo esaltano la filosofia moderna, scherniscono la scolastica. Da questa confusione sorge la loro falsa filosofia che trabocca di enormi errori. Prego, professor Lamendola. Sì, avevamo già notato l'altra volta questa straordinaria lucidità e quindi questa attualità di San Pio X nel riconoscere quali sarebbero state le logiche conseguenze del soggettivismo, dell'immanentismo radicale che sottostanno all'impostazione modernista. Vorrei dire che tutta la pastorale dei papi, degli ultimi grandi papi, in particolare i tre Pio, Pio X, Pio XI, Pio XII, per esempio di Pio XI non si ricorda mai abbastanza la enciclica Quadragesimo Anno del 1915 maggio 1931, che sembra che parli di oggi quando descrive il potere mostruoso della grande finanza, dei grandi banchieri che sono in grado di decidere il destino dei popoli e addirittura di sopraffare l'autorità degli stati. Scusi, Don Curcio, il microfono, se non dalla regia te lo possono togliere pure, eh? Poi deve rimettere. Scusi, professor Lamendola, se no non si sentiva. Mi scusi tanto, prego. Nessun problema. Per dire che questi grandi pontefici hanno, per essere un grande pontefice non occorre essere santi, né essere evidentemente dei gigioni, dei buontemponi che vanno a raccontare le barzellette alle suore di clausura o che si mettono il naso da pagliaccio o che sposano la gente sugli aerei a 11.000 metri di quota. Per essere dei buoni pontefici bisogna essere dei difensori intrepidi e incrollabili della vera dottrina, del vero magistero. Tutto qui. Ebbene, nel magistero degli ultimi grandi papi, fino al Concilio Vaticano, prima del Concilio Vaticano II, ci sono di quelle perle di acume, di penetrazione e di attualità, delle chiavi di lettura per comprendere il presente, talmente lucide, che sfido tutti questi politologi, e pseudofilosofi e pseudointellettuali che oggi vanno per la maggiore ad aver mai avuto la centesima parte di quell'acume, di quella lucidità nel mettere in guardia, ma nemmeno adesso che siamo in mezzo, siamo immersi nella palude, diciamo così, fino al collo, nemmeno adesso sono capaci di dirci una parola di verità. Quello che sanno blaterare, tipo Umberto Galimberti, è che chi rifiuta l'idea della pandemia è un nevrotico che fugge dalla realtà. Questo squallore della cultura moderna è una conseguenza del relativismo e del soggettivismo che nel modernismo trovano la loro massima espressione. Quindi è logico che una chiesa modernista sia funzionale alla politica moderna che è fatta sostanzialmente non dai politici ma dalla grande finanza. È logico. Ed è logico che Bergoglio dica che vaccinarsi è un dovere morale e che perfino nel giorno di Pasqua con la benedizione Urbi e Torbi non sappia parlare di meglio che di vaccino, auspicando prontamente il vaccino per tutti. È logico perché questi signori hanno voluto sostituire la fede nel Dio morto e risorto, nel Dio che si fa uomo, muore e risorge, con la fede nella scienza moderna. La scienza moderna in questo momento dice che non c'è salvezza fuori del farmaco, ecco, usiamo questa parola qui, del farmaco miracoloso.
Allora, prendete e salvatevi tutti, non più con il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, ma con il farmaco miracoloso. Questi sono riusciti nell'opera veramente diabolica di far sì che non soltanto l'uomo moderno, ma la Chiesa attuale dica una simile enormità, e cioè che ci si salva non con Gesù, vero Dio e vero uomo, che muore e risorge per noi, ma assumendo il farmaco di Bill Gates e riponendo ogni fiducia, ogni speranza nella salvezza in questa vita, grazie ai progressi della scienza e della tecnica. Questo è l'esito estremo di quella linea che parte appunto col modernismo e che vuole conciliare la cultura moderna con il cattolicesimo. Il risultato è questo. Quello che stiamo vedendo adesso, questo obbrobrio, questo orrore demoniaco, e chissà cosa vedremo ancora in particolare ad Astana, questa pseudo chiesa, no? Questa falsa chiesa che dice prendete tutti il farmaco miracoloso e se non lo prendete venite meno a un dovere morale. Già i cittadini della Città del Vaticano sono stati praticamente obbligati a sottoporsi a questa pratica, no? Che è estremamente lesiva del diritto alla libertà individuale, in questo caso di curare la propria salute come ciascuno ritiene giusto e confacente al proprio interesse, no? E come sarebbe scritto nero su bianco sulla Costituzione. Questo esito estremo, orribile, è il punto d'arrivo di una Chiesa che, avendo voluto sposare la modernità, è arrivata al punto di essere completamente trascinata a rimorchio della modernità. Non poteva essere che così. La modernità è un padrone estremamente geloso, cioè dietro la facciata del falso pluralismo, del falso dialogo, c'è una volontà totalitaria estremamente feroce. La modernità non accetta chi non si sottomette ai suoi dogmi, in questo caso il dogma del farmaco miracoloso, in altri casi il dogma dell'ideologia di genere. Chi non si prostra davanti ai dogmi sacri della modernità è considerato una persona che non ha il diritto di circolare liberamente, deve essere messa o curata psichiatricamente o messa in isolamento perché potrebbe essere di danno agli altri. Eh sì, queste sono le idee. Don Curzio, intanto lei riapre il microfono. Queste sono le follie della modernità, proprio delle proporre qualcosa veramente che va contro l'uomo e l'umanità. Prima di andare avanti, però, vorrei che Don Curzio commentasse di quanto ho letto queste parole. Abbracciano e sognano ogni sorta di novità tra le più assurde, per questo esaltano la filosofia moderna e scherniscono la scolastica. Da questa confusione sorge la loro falsa filosofia che trabocca di enormi errori. Lei sta facendo dei bellissimi video sul blog sulla scolastica e la filosofia di San Tommaso in particolare. Lo dico perché così chi ci ascolta è invitato a frequentare anche il suo blog, a sentire queste splendide lezioni che probabilmente adesso pubblicherò anche sul Decimo Toro. Però vorrei, ecco, che dicesse due parole su questo, cioè perché è così importante la scolastica e perché Pio X mette in guardia dalla filosofia moderna proprio rifacendosi alla scolastica e immagino al cardine, al fondamenta che sono San Tommaso rispetto alla fede cattolica. Prego, Don Curzio. La filosofia scolastica è la filosofia perenne, è il buon senso, la retta ragione umana è retta a filosofia da Aristotele e poi da San Tommaso d'Aquino, tra i due grandi pilastri. Poi sono venuti tanti altri grandi filosofi commentatori. Questa si basa soprattutto sui primi principi, vale dire la verità è la conformità del mio intelletto alla realtà. Il primato ce l'ha l'oggetto, la realtà, sul soggetto pensante. Io per cogliere la verità devo adeguarmi. Oggi vedo il cielo è blu, è azzurro, è sereno. Per dire, pronunciare un giudizio vero, devo dire il cielo è azzurro, è sereno, è chiaro. Se dico il cielo è coperto e nuvoloso, il mio giudizio è erroneo. Quindi ecco che l'intelligenza umana ha la capacità di cogliere la realtà, di esprimerla
per esprimerla deve non contraddirsi. E alla base del retto agire umano, del retto ragionare, c'è il principio di non contraddizione. L'essere è l'essere, il sì è il sì, il non essere è non essere, il no è no, e il sì non è il no. Il bene è il bene, il male è il male, il bene non è il male. Questo è il primo principio evidente, teoretico, di identità e non contraddizione. È quello che fonda l'uomo normale, per il quale un muro è un muro e un mare è un mare, e il muro non è il mare, per cui io non posso pensare di correre con l'automobile sopra il mare a fondo, oppure non posso pensare di buttarmi su un muro di cemento da un trampolino, mi rompo la testa. Ha delle conseguenze pratiche molto molto gravi la negazione di questo principio di identità non contraddizione. Questo principio di identità non contraddizione regge il modo normale agire di qualsiasi persona che abbia buon senso, che viva nel reale, del buon contadino come del grande filosofo Aristotele e San Tommaso. La modernità è fondata invece proprio sull'assurdo. L'assurdo è il contraddittorio. Che cos'è l'assurdo? È quando io mi contraddico. Ora, la filosofia moderna è fondata proprio sul principio di contraddizione. Per arrivare alla verità io mi devo contraddire. È la contraddizione che porta alla verità, tesi, antitesi, sintesi. Hegel, prima di lui Gioacchino da Fiore, Carlo Marx che la butta in politica. E ecco quindi che la filosofia moderna, che si fonda su questo principio di contraddizione, sull'assurdo, porta a un mondo che vive di assurdità, di contraddizioni, di cose che sono ripugnanti intellettualmente e moralmente. Per cui ecco che il bene è il male è bene, e l'aborto diventa qualcosa di buono moralmente, e colui che è contrario all'aborto, come la Polonia oggi, va incontro a sanzioni. E proprio perché sembra un'assurdità, siccome è un'assurdità, diventa legge nel mondo moderno, perché è un mondo che filosoficamente è fondato sull'assurdo. Quindi le leggi che fa il mondo moderno nel 2020 hanno le loro origini filosofiche già in Occam, Cartesio, Hegel, Kant, e quindi ci si fonda sul contraddittorio. Anche in questo San Pio X è stato davvero molto preciso, molto esatto e purtroppo veritiero. Ecco, qui continuo perché si lega sempre a questo discorso e volevo sentire anche il professor Lavenda. Allora, prima continuo con la sintesi di San Pio X. Vogliamo e ordiniamo che a fondamento degli studi sacri si ponga la filosofia scolastica di San Tommaso d'Aquino, perché discostarsi da essa, specialmente riguardo alla metafisica, arreca grave danno. Posto così, il fondamento della filosofia si innalzi con somma diligenza all'edificio teologico che deve innalzarsi sempre sulle fondamenta della filosofia di San Tommaso. Coloro che favoriscono il modernismo criticano la scolastica e i padri, rifiutano di ubbidire al magistero ecclesiastico al quale antepongono le novità in materia storica, archeologica e biblica. Ecco, questi brani che leggo, lo dico per chi ci ascolta soprattutto, sono delle sintesi a volte di pagine, e queste due piccole sintesi ci indicano che San Pio X ha dedicato una larga parte della Pascendi all'importanza di San Tommaso d'Aquino e alla filosofia scolastica, perché ripeto, queste sono piccole sintesi che io ho fatto in italiano corrente, ma se ce ne sono due vuol dire che sono la sintesi di almeno due o tre pagine, larghe pagine. Ecco, allora professor Lamendola, si riallaccia anche al discorso che faceva Don Curzio, ma soprattutto all'invito di San Pio X a non spostarsi dalla scolastica di San Tommaso d'Aquino. Ecco, perché secondo lei è così importante?
Sì, la scolastica già raccomandata da Leone XIII, in questo caso San Pio X ha ripreso l'insegnamento di Leone XIII. E il motivo l'ha detto prima Don Curzio. Il tomismo è una filosofia razionale, non razionalista, c'è una bella differenza, saldamente ancorata alla realtà, al principio di realtà. E quindi è imbevuta di un sano realismo. Ora, chi vuole distruggere il cristianesimo agisce in due tempi. Prima opera per distruggere la ragione naturale. Non è più vero quello che è vero quello che io sulla base di emozioni e sentimenti, sempre soggettivi, più o meno momentanei, dico essere vero. Abbiamo già detto una cosa che parte anche questa molto da lontano, parte da Cartesio, parte poi da Kant, non conta più la cosa in sé, conta solo la cosa, possiamo studiare soltanto la cosa come appare a me evidentemente, fino ai deliri di Hegel, la filosofia di Hegel, no? Quell'idealismo che giustamente Maritain diceva, bisognerebbe chiamarlo ideosofia, non è neanche più filosofia, è un delirio perché è un continuo mestare e rimestare nel grande calderone di un soggettivismo esasperato e intimamente contraddittorio. Anche questo l'ha appena detto bene Don Curzio. Tesi, antitesi, sintesi, no? C'è un superamento apparente, dialettico, ma come già alcuni critici acuti hanno fatto notare all'epoca, in particolare Kierkegaard, Hegel ha l'arte di superare tutto a parole, ma nella vita non si supera un bel niente, non è così che funziona la vita, perché tutte le filosofie che odiano la ragione naturale odiano la realtà e quindi non riescono a dare ragione dei fatti della vita. Non solo sono impotenti, ho il forte sospetto che la loro promozione sia stata parte di quel disegno anticristico, satanico, che da secoli opera per spingere il maggior numero di anime possibile verso l'inferno, vanificando per esse gli effetti della redenzione voluta da Cristo. Come si fa a spingere le anime verso l'inferno? Si distrugge la ragione naturale. E si stravolge in questo modo l'immagine del vero Dio. Questo lo spiega bene anche San Paolo, in particolare nella lettera ai Romani. Quando l'immagine del vero Dio, il vero Dio si fa conoscere alla ragione naturale già attraverso le sue opere. Attraverso le sue opere che attestano l'esistenza di un creatore infinitamente sapiente, infinitamente amorevole. Poi ci sono tutte le prove. Logiche, no? Le cinque prove in particolare di Tommaso d'Aquino, no? La causa prima. Il movimento che deve essere stato originato da un motore immobile, eccetera, che si riallaccia ad Aristotele. Quando la ragione naturale è stata scardinata, è stata rovesciata sui suoi cardini attraverso il soggettivismo estremo, per cui i filosofi moderni si vantano praticamente della loro incoerenza e del fatto che non pensano più l'essere. Ah no, ma quello non è mica affar nostro, no? Non siamo mica così pazzi da inseguire ancora la metafisica. Ammettono con ciò stesso che sono degli operai al servizio della distruzione della ragione. Ci sono gli operai, chiamiamoli in buona fede, che sono gli utili idioti, tutti quegli intellettualini, tutti quegli ometti, quelle donnine, anche che siedono in Parlamento, che continuamente predicano delle cose che sono contro la ragione naturale, contro la realtà, contro la vita. Per cui si arriva all'incoerenza suprema, per esempio, di un Biden in America, ma potremmo fare parecchi nomi anche per il nostro paese, di gente che dice: ma io sono per la vita e quindi per il vaccino. Chi non si vaccina mette in pericolo la vita sua e la vita degli Attenzione per altri. cortesia, attenzione per cortesia, professor Lamenda. Io, questo è un nuovo canale, non vorrei adesso. Mi sfugge sempre. Chi non assume il farmaco, l'elisir di lunga vita, e sono gli stessi che sono a favore da sempre dell'aborto, che considerano l'aborto, dicevamo prima, un diritto umano intoccabile. Ecco perché l'idea dei diritti umani è inconciliabile col cristianesimo. O si crede nel Dio cristiano o si crede nei diritti umani. I diritti umani vengono dall'uomo, è l'uomo che stabilisce cosa è giusto, cosa non è giusto. Allora dicevo una manovra in due tempi. Si distrugge la ragione naturale, rendendo la realtà assurda e incomprensibile. In realtà non è la realtà incomprensibile, è la percezione della realtà che è divenuta incomprensibile, ma il trucco è proprio quello che inizia con il criticismo kantiano,
non importa che il mio giudizio sia in accordo con la realtà della cosa, quello perché la prospettiva si è spostata dalla cosa, cioè la realtà oggettiva, al mio conoscere, che è qualcosa di soggettivo. Quindi se il mio conoscere per me è vero, allora quella cosa è vera. Quindi qui abbiamo proprio la demolizione del principio di realtà, ovviamente anche del principio di identità e di non contraddizione. Questa è la prima parte. Una volta che distruggendo la ragione si è distrutta anche l'idea del vero Dio, si può passare alla seconda fase, che è la distruzione della rivelazione. La rivelazione completa e perfeziona ciò che dice la ragione naturale. San Paolo dice nella lettera ai Romani che già con la ragione si può arrivare a riconoscere il vero Dio e a distinguerlo dai falsi dei, dagli idoli, no? Sotto forma di quadrupedi, di rettili, di uccelli, tutti gli dei adorati in forme zoomorfe dalle antiche religioni, per esempio nell'antico Egitto, o teriomorfe. E una volta che l'immagine del vero Dio è stata completamente distrutta nella mente e nel cuore degli uomini, la conseguenza è che si può passare a costruire un Dio a immagine propria, e quando dico immagine propria non intendo dell'uomo comune, perché torno al discorso degli utili idioti. Tutti questi intellettualini della modernità, a partire in particolare dal prototipo che è il filosofo parigino del Settecento, questo damerino imparruccato che dall'alto della sua verve letteraria spara frecciate contro tutto e contro tutti, ma in particolare se la prende con la tradizione. A ben guardare, non è proprio contro tutto e contro tutti che se la prende, perché ha le spalle ben coperte da un potere fortissimo, che è quello massonico, e dai finanziamenti che gli vengono. Pensate che anche materialmente l'enciclopedino, altro che opera popolare, era un'opera editorialmente carissima, costosissima, quindi chiaramente non si rivolgeva affatto al terzo stato, alla parte povera del terzo stato, no? Era un'opera concepita da massoni per instaurare la nuova religione massonica della fraternità, della libertà e della libertà, fraternità e egalità. Egalità, sì, uguaglianza. Ebbene, noi siamo gli eredi di questa situazione. È stata distrutta in noi la retta ragione naturale, perché noi siamo in balia di intellettuali, di artisti, di filosofi o sedicenti filosofi, di scrittori, di poeti o poetastri, artistoidi da strapazzo, i quali continuamente ci hanno assuefatti all'idea che parlare in maniera chiara, esplicita, ragionevole, mostrare la realtà per quello che essa è, cercare di uniformare il proprio sentire, il proprio pensare alla realtà, è un qualche cosa di presuntuoso o di folle. E contemporaneamente ci stiamo abituando a costruire un Dio che poi è un orribile Moloch, per le ragioni accennate prima, no? È un Moloch che esige da noi il marchio della bestia, che esige da noi che proiettiamo nel nostro corpo cellule di feti abortiti e in questo modo facendo di noi degli adoratori del diavolo, dei figli del diavolo, come li chiamava Gesù, voi che avete per padre il diavolo, altro che fratelli tutti, altro che buoni tutti. Quindi il punto è questo, la modernità odia la realtà, possiamo concepire tutta la cultura moderna come un odio contro la realtà. Cos'è che contraddistingue un cattolico progressista, che è una contraddizione in termini, dico così per farmi capire, un pseudo-cattolico progressista? Provate a parlargli del tomismo, provate a parlargli, fategli il nome di San Tommaso d'Aquino, fategli il nome di San Pio X della Pascendi, fategli il nome di tutti i 20 concili che hanno preceduto il Vaticano II, lo vedrete arricciare il naso, lo vedrete storcere il naso, arcuare le sopracciglia, non gli piace sentire questi discorsi, c'è in lui un fastidio quasi fisico. Provate a parlargli dei grandi santi, provate a parlargli grandi e piccoli, ammesso che si possa usare un'espressione così rozza, di Maria Goretti che si fa ammazzare per difendere la sua purezza, provate a parlargli di Padre Pio da Pietralcina che lotta col diavolo nella sua cella di povero frate. E vedrete la sua reazione di fastidio, di irritazione, la stessa che ha quando gli si parla di Tommaso d'Aquino. Perché cosa hanno in comune Tommaso d'Aquino, Maria Goretti e San Pio da Pietralcina? Cosa hanno in comune? Personaggi diversissimi, no? Hanno in comune
il sano aggancio alla realtà, la visione della vita come qualcosa di sano, di razionale, che ci è data da un Dio sapiente e amorevole, e l'idea che l'uomo non può comprendere tutto, non può spiegare tutto, arriva il momento in cui deve fare un atto di umiltà, e questo atto di umiltà è la fede. Sì, mi ha colpito molto questa frase: l'uomo moderno odia la realtà, perché è vera. Adesso non ripeto Chesterton, ma è vero, arrivare a negare perfino il sesso e a considerarlo una cosa irrilevante o invertirlo o non si capisce bene cosa, è una cosa proprio, ha detto bene professor Lavenda, è odio nei confronti della realtà. Vado avanti con la Pascendi. Il mio predecessore Papa Leone XIII scriveva: per rendere spregiata e odiosa la mistica sposa di Cristo, che è la luce vera, i figli delle tenebre furono soliti chiamare la Chiesa amica di oscurità, mentitrice di ignoranza, nemica della luce e del progresso delle scienze. E qui già pensiamo a questa concezione che hanno del Medioevo completamente distorta, quando ancora continuano a dire: ma che torniamo al Medioevo, ma magari tornassimo al Medioevo, questi ignoranti che comunque inviterò un professore proprio a parlare di questo. Continuo: per questo quei cattolici che con tutte le loro forze difendono la Chiesa sono chiamati dai modernisti ignoranti, ostinati, mentre esaltano chi sta dalla loro parte e legge quei libri riboccanti di novità, accolti da grandi applausi, in particolare quando distruggono l'antico e rigettano la tradizione e il magistero ecclesiastico. Questo è interessante, questa piccola sintesi che ho fatto, in realtà sono concetti molto più estesi nell'originale, però è interessante perché poi è quello, adesso si battono le mani relativamente a qualsiasi aberrazione, qualsiasi, la cosa più è aberrante e più trova consenso, più trova spazio sui social, e quindi è proprio questo capovolgimento che Pio X aveva visto con una grandissima lucidità. L'ultimo punto di oggi che vi leggo, ecco, questo vorrei che lo commentaste tutti e due, ed è questo, perché è un momento di polemica ancora ai nostri giorni colossale. È compito dei vescovi impedire che gli scritti infetti di modernismo o ad esso favorevoli si leggano se non sono già pubblicati, o se non lo sono, proibire che si pubblichino. Non si dovrà mai permettere che questa stampa sia diffusa tra gli alunni dei seminari, nelle università cattoliche, in quanto il danno che farebbero sarebbe pari di quello delle letture immorali. Sarebbe anzi peggiore, perché ne andrebbe viziata la radice stessa del vivere cristiano. Se il vescovo riterrà di dover condannare nella sua diocesi qualcuno di questi libri, non solo ne avrà facoltà, ma sarà suo dovere farlo. In tal caso sarà obbligo dei librai cattolici di non vendere i libri condannati dal vescovo. Al contrario, il vescovo concederà la facoltà di stampa con la parola imprimatur, la quale però sarà preceduta dal nihil obstat e dal nome del censore. Anche nella curia romana, non altrimenti che nelle altre, si stabiliranno censori di ufficio. Ecco, agli occhi della modernità, questa tra diciamo i brani che ho letto oggi sembra proprio il più assurdo. Sembra proprio, ecco, siamo ritornati al Medioevo, la caccia alle streghe, tutta una serie di ovvietà, di luoghi comuni che si sentono rispetto a questa concezione della imprimatur e del nihil obstat. Professor Lamendola, cominci lei. Guardi, quello che sto per dire richiede aver fatto un certo percorso, non solo intellettuale ma anche spirituale. Perché di primo acchito l'idea dell'indice dei libri proibiti
Guarda caso, a sopprimerlo è stato Paolo VI nel 1966. L'idea che ci sia un indice dei libri proibiti, l'idea che ci sia un magistero, un'autorità magisteriale, spirituale, che dice ai fedeli: guarda che quel libro è pericoloso, è bene che tu non lo legga, perché per leggerlo è necessaria una forza intellettuale e una saldezza morale che la maggior parte della gente non ha. Questo in definitiva è il senso dell'indice dei libri proibiti. Ebbene, questo atteggiamento è assolutamente giusto, è assolutamente ragionevole. Ecco il discorso della ragione naturale. Il fatto è che la modernità si basa su una serie di menzogne clamorose, talmente grosse che ormai, come dire, avendole accettate in principio, 3 secoli fa, in particolare dal 1789, adesso è praticamente impossibile reagire e denunciarle, no? Perché giustamente dopo 3 secoli. Allora, la prima menzogna è quella democratica, secondo la quale un uomo, un voto, secondo la quale tutti sono in grado di capire tutto, di fare tutto e di scegliere liberamente con un pari livello di capacità e di autonomia. Non è vero, semplicemente non è vero, è una grande menzogna. Quindi l'idea che tutti possano leggere qualsiasi libro è simile all'idea che tutti possano giocare con una pistola carica. Daremmo una pistola carica a un bambino o una persona un po' debole di mente, un po' instabile caratterialmente? No. Bene, i libri, io sono un grandissimo amante fin da piccolo dei libri, no? Ne ho una quantità, ne ho letti una quantità, ma mi guardo bene dal deificarli, perché il libro di per sé può essere uno strumento immensamente utile e immensamente dannoso. I libri veicolano le idee e sentimento nel caso della poesia. Adesso parliamo soprattutto di libri di pensiero, quindi di filosofia. Ebbene, le idee sono o buone o cattive, vediamo il peso che hanno avuto nella storia certi libri. Quindi è verissimo che non tutti possono leggere qualsiasi libro, ed è verissimo che la Chiesa fa bene, benissimo, fa semplicemente il suo dovere quando dice: insieme all'affermazione della verità, la confutazione dell'errore, che poi è il metodo filosofico di Tommaso d'Aquino, no? Confutare l'errore, affermare la verità, prendere in esame le possibili obiezioni, smontarle e quindi, dopo aver confutato l'errore, formulare definitivamente la proposizione giusta, veritiera. Ebbene, cosa succede? Che col Concilio Vaticano II, fin dal suo discorso di apertura, Giovanni XXIII dice chiaro e tondo: basta con i profeti di sventura, adesso è venuto il momento di non condannare più nessuno. È la traduzione concettuale del proibito proibire, che sarebbe venuta di moda col 68 pochi anni dopo. Proibito proibire. Quindi distruggere l'autorità del padre in particolare, ma comunque dei genitori nella famiglia, distruggere l'autorità del maestro, del professore nella scuola, distruggere l'autorità del sacerdote nella chiesa in nome di un anarchismo, di uno spontaneismo che nasce dall'idea democraticista secondo la quale tutti sono istintivamente capaci di arrivare alla verità e quindi chi vuole impedire a me di fare quello che io ritengo essere vero, buono e giusto è un nemico che va trattato, è un fascista, è un autoritario, è un dittatore, no? Che va trattato come tale. I libri possono essere estremamente buoni, ma anche estremamente cattivi. Di libri assolutamente buoni io ne conosco uno solo, ed è il Vangelo. Tutti gli altri possono anche essere cattivi, magari non per un loro difetto intrinseco, ma perché la debolezza di chi li legge. Noi metteremo un libro di magia nera o di satanismo nelle mani di chiunque? Io lo metterei nelle mani di quei pochi studiosi che hanno però sia intellettualmente sia moralmente la capacità di leggerli per documentarsi, per conoscere meglio il nemico, ma non direi che chiunque li può. Ebbene, è verissimo anche quello che dice San Pio X a proposito del fatto che gli errori intellettuali veicolati dai libri sono più micidiali degli errori in fatto di costumi morali o dei cattivi esempi. Per parlarci chiaro,
la pornografia, il disordine sessuale, fa meno danni di quanti ne possa fare un errore filosofico, teologico, che stravolge la vera dottrina. Infatti la storia della Chiesa ci dice che ci sono stati non pochi papi, per non parlare di cardinali e di vescovi, che hanno dato pessimo esempio nel campo della vita morale, della loro condotta morale. Non cattivo, pessimo, orrendo. Ma nessuno, o quasi nessuno, se non per questioni marginali, fino al Vaticano II, è stato di danno per la salvezza delle anime, stravolgendo la vera dottrina cattolica. Questo è il danno più grave che può essere fatto. Ora, la cultura moderna si basa proprio su questo stravolgimento della realtà, grazie alla idea ipocrita che tutti possono leggere tutto, tutti possono capire tutto, tutti possono fare tutto. È un'idea demagogica, perché va in lusinga, diciamo, no? La presunzione della massa, che è formata per lo più da persone ignoranti. Io non ho assolutamente nulla contro l'ignoranza, anzi, ho proprio profondo rispetto delle persone ignoranti, ma consapevoli della loro ignoranza, e che hanno comunque un loro buon senso, come erano i nostri nonni, con la loro quarta o quinta elementare, un loro buon senso, una loro capacità, una loro saggezza, una loro capacità di filtrare i fatti della vita, trasformandoli in esperienza. Non ho nessun rispetto dell'ignorante, del semicolto, che si vanta di sapere, di aver capito tutto, non ha capito un accidente di niente, e continua a ripetere dei luoghi comuni che alla fine si sono imposti e sono divenuti la cultura dominante. Questi sono gli utili idioti. Ebbene, sì, concludo, alla base di questa falsa cultura, basata su presunzione, questo miscuglio micidiale di ignoranza e presunzione, c'è ancora una volta l'odio per la realtà. Non mi stancherò mai di ribadire questo punto. Osservate gli atteggiamenti, gli sguardi, le parole dei paladini del progressismo. Si riempiono sempre la bocca di slogan filantropici. Addirittura grandi filantropi ci vengono presentati, uomini come George Soros o Bill Gates, ma nel loro approccio concreto verso la vita sono pieni di cattiveria. Perché? Perché la realtà non è quella che loro vorrebbero, e quindi la loro cattiveria nasce innanzitutto dal fatto che la massa della popolazione, perfino dopo secoli di questa pressione capillare, di questo lavaggio del cervello, di scuola taroccata, di mass media completamente addomesticati, la massa della popolazione conserva ancora un suo buon senso istintivo, per cui stentano a convincere la gente che il cielo è rosso, che l'erba è gialla, non ci riescono, e quindi si arrabbiano. E quindi fanno queste leggi di cui parlavamo prima, penalizzano gli stati come la Polonia che non accettano quelle leggi. È perfettamente logico. Sono pieni di odio verso la realtà, perché la realtà non è quella che vogliono loro, quella che dicono comunque, loro, da Rousseau in poi. Sì, anche il fatto che molto facilmente si dice ma io penso con la mia testa, ma il pensare con la propria testa non è un dono innato. Ci vuole molto lavoro, molto studio prima di produrre dei pensieri con la propria testa. Non sono pensieri in libertà, perché sennò così qualsiasi cosa va bene. Tant'è vero che ci siamo ridotti come siamo ridotti. Queste mascherate collettive sono indice di persone che non pensano con la propria testa e che stanno lì a sottomettersi a un principio di autorità assolutamente ingiusto e antiumano. Le volevo fare i complimenti per l'esempio che ha fatto, perché è molto comprensibile da tutti, molto forte. La pistola in mano ad un bambino. Questa è veramente interessante. Chi metterebbe la pistola in mano ad un bambino? E quindi il suo discorso coerente sul perché dell'imprimatur l'ho trovato veramente molto molto efficace. Allora, Don Curzio, se puoi aprire il microfono. Ecco. A lei, imprimatur. Allora, ritorno al cristianesimo delle origini. Negli Atti degli Apostoli, penso sia il terzo capitolo, quindi all'inizio
non si era passato il 40° anno dopo Gesù Cristo, San Pietro e gli Apostoli fanno portare i libri politeistici di magia dei pagani, fanno un bel falò e li fanno bruciare tutti quanti. È divinamente rivelato. E quindi, ecco, se vogliamo ritornare al cristianesimo delle origini, e il Vaticano II parlava molto, si riempiva la bocca filantropicamente di cristianesimo delle origini, però nel 66 Paolo VI abolisce l'indice dei libri proibiti, quando è stato messo in piedi proprio da San Pietro, dagli apostoli, che non solo li condannavano, ma li bruciavano. I primi che hanno bruciato dei cattivi libri sono stati gli apostoli San Pietro e i cristiani. Sta scritto negli Atti degli Apostoli. Quindi ecco che non si può mettere la pistola, il coltello, nelle mani di un bambino. Il coltello è qualche cosa, forchetta, qualche cosa che va dato a un adulto, a un ragazzino di 7-8 anni, ma un bambino di 2 anni, il papà, la mamma buona, non glielo dà perché potrebbe farsi del male. Quello che diceva San Paolo, a un bambino gli si dà il cibo del bambino, il latte, non gli posso dare il pane, la pasta, la bistecca. Gli do l'acqua da bere, il vino lo do all'adulto. Quindi da bambino si mangia da bambino, da adulto si mangia da adulto. Per quanto riguarda i libri buoni, anche il Vangelo, per esempio, è pericoloso darlo a tutti il Vangelo, perché il diavolo, quando tenta Gesù 3 volte, con cosa lo tenta? 3 frasi della Santa Scrittura. La sola Scrittura, il solo Vangelo, male interpretato dai testimoni di Geova, da Lutero, dai modernisti, fa dei mali enormi. E ecco il buon senso: le due fonti della rivelazione sono la Scrittura e la tradizione, come i padri hanno interpretato la Scrittura. Poi chi è che è l'interprete autentico, che dice l'ultima parola? È il maestro, il magistero, perché sennò nessuno andrebbe più a scuola. E mentre le scuole elementari, che sono le più fondamentali e quelle che fanno più bene agli uomini, e lì c'è il maestro, è una figura fondamentale, il quale fa studiare, spiega un libro, lo rende comprensibile a tutti, e lì c'è davvero la vera scienza, perché rendere facile ciò che è difficile, lì c'è l'intelligenza. Il maestro ha dovuto studiare e capire quello che sta scritto nel libro, e poi farlo capire anche ai bambini. Al liceo, all'università, poi rendono invece difficile il facile mediante l'inutile, e rendono la mente dei poveri studenti un guazzabuglio. Per cui fai un'esperienza: come sacerdote, io ho conosciuto purtroppo molti filantropi in vita. Questi filantropi spesso e volentieri erano in vita strozzini, che però cercavano di mettere d'accordo Cristo e Mammona. Dicevano: io sono un filantropo, presto i soldi per il bene degli altri, siccome la banca non glieli dà, glieli do io, però ha un interesse molto alto. Arrivati al letto di morte, se avevano la grazia di chiamare il prete, cessavano di essere filantropi e riconoscevano: sono stato un vero strozzino, e quindi ne chiedevano perdono. Ecco la cattiva volontà che sta all'origine di tutti gli errori. L'uomo si illude, vuole illudersi, mente sapendo di mentire. Non è una questione di cattiva intelligenza, è una questione di cattiva volontà. Siamo purtroppo inclinati al male e vogliamo giustificarci. È difficile ammettere di aver sbagliato. Il letto di morte allora si fa. È per quello che bisogna chiamare il prete quando uno ragiona. Chiamarlo quando oramai sta in coma, meglio di nulla, ma troppo tardi. E questo del rendere semplici argomenti complessi è una virtù che le ho sempre riconosciuto. Allora, professor Lamendola, saluti gli amici del Decimo Toro, poi concludiamo con la benedizione di Don Curzio. Prego. Un caro saluto a tutti, una raccomandazione di perseverare nella virtù cristiana della speranza, in particolare un saluto agli amici dell'Accademia e all'amico Andrea Cometti, che tanto si dà da fare per il buon andamento dell'Accademia stessa. Pensi che, siccome l'altra volta lei mi aveva detto, mannaggia, non ho salutato Andrea Cometti, ci avrei dovuto... adesso gliel'avrei ricordato io se non lo avesse fatto, mi sarei permesso e ne colgo l'occasione per salutarlo veramente di cuore, una persona di gran cuore, oltretutto Andrea Cometti, oltre a essere un bravo organizzatore, anche perché se no, ecco,
il video che stavate vedendo, cari amici, cari amici, senza Andrea Cometti, che non conoscete neanche come il suo volto e niente, non sarebbe stato possibile. Bene, Don Curzio, la sua benedizione allora. Grazie a tutti, una benedizione a tutti, che Dio ci aiuti in questi tempi così difficili a perseverare, a rimanere ancorati alla realtà e a fare il bene ed evitare il male. In nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Benedizione dei Onnipotenti, Spatis, Figlio e dello Spirito Santo, descenda super vos, mane sempre, Amen. Pace e bene. Amen. Bene, cari amiche e cari amici, un pollice su per il mio lavoro e sempre, ma sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.